Il ciclo si sviluppa su tre appuntamenti, quindi oggi iniziamo a, diciamo, più che altro a dare una definizione del tema accountability, proviamo a condividerla, provo a raccontarvela io nella prima parte, provo a raccontarvela certamente meglio di come potrei fare io, Sergio Agostinelli, nella seconda. Dovremmo avere un intervento di Ersilia Matruda all'inizio di questo webinar per i saluti istituzionali, per darci, diciamo, il punto di vista della regione rispetto a queste tematiche. Se mi sta ascoltando, chiedo alla dottoressa Matruda di aprire il suo microfono e la sua webcam davvero quando vuole. Noi ce lo siamo immaginati, appunto, come dicevo prima, come un ciclo, quindi tre appuntamenti distinti dedicati, se volete, a tre sfaccettature diverse dell'accountability. Abbiamo provato a ragionare su una prima giornata che è quella di oggi. Diciamo che ci interessa soprattutto definire un campo, dare delle definizioni puntuali, provare a tirare una linea di perimetro intorno a quello che è l'accountability, soprattutto come decidiamo di declinarlo noi. Su questo vi chiedo sin da subito un aiuto, nel senso che vedo che già state scrivendo tutti in chat, quindi, diciamo, con lo strumento della chat avete preso confidenza subito. Ormai, come dicevamo prima, il meccanismo di funzionamento dei nostri webinar lo conoscete benissimo. Quindi, davvero, per qualunque cosa, qualunque domanda, non esitate a scrivere in chat, ma soprattutto non esitate, come molti di voi hanno già fatto nei precedenti appuntamenti, ad aiutarci, nel senso che qualunque cosa vi dovesse venire in mente, buttatela pure giù in chat e proviamo a ragionare insieme su qualunque idea vi dovesse venire in mente. Ripeto, oggi davvero c'è molto molto utile provare a capire di che cosa stiamo parlando, provare a dare una definizione di accountability, provare a declinarlo rispetto al paradigma del governo aperto. Giovedì prossimo avremo la fortuna di ascoltare, ecco, per esempio, Filomena dà una prima definizione ed è esattamente quello che ci interessa oggi, quindi la ringrazio per il contributo, vi invito a fare lo stesso ed è esattamente Il intorno a microfono. questo che vogliamo provare sotto di me vedete Giovanni che collabora con la Regione Calabria, probabilmente molti di voi lo conosceranno, che ci sta dando la mano ad agganciare la connessione della dottoressa Matruda. Io continuo dicendovi che appunto il primo appuntamento di oggi è dedicato a capire più o meno di che cosa stiamo parlando e inquadrare il tema. Giovedì prossimo avremo la fortuna di ascoltare Giovanni Menduni, che è un professionista esperto di grande esperienza su questo. Ecco, credo che mi sembra di vedere la dottoressa Matruda che per accomodarsi, eccola qui. Buongiorno Ersilia, ben arrivata. Sì, non la sentiamo in questo momento. Ok. Buongiorno, mi Buongiorno, sente? buongiorno carissimi, buona Buongiorno, la giornata a sentiamo. tutti. Eccoci. Possiamo, sì, no, scusate il Salve, ben ritardo, ma un arrivata. ritardo tecnico di collegamenti, grazie mille. Buona giornata, iniziamo questo webinar, siamo pronti. Sono la dottoressa Matruda, sono la dirigente del settore programmazione, capacità istituzionale, grandi progetti, nonché responsabile anticorruzione e trasparenza della Regione Calabria. Dunque, scusate un attimino. Allora, responsabilità, integrità e trasparenza, insieme con l'accesso completo e aperto all'informazione, sono le priorità che ci siamo dati in Regione Calabria, o meglio, si è dato il mio settore. Sono prerequisiti essenziali per una democrazia basata sullo Stato di diritto. Questo webinar concentra la sua attenzione sulla parola accountability. L'accountability è una parola inglese che indica insieme la capacità e l'abilità di fornire un resoconto dell'operato, in questo caso della nostra regione. La capacità di render conto in pratica significa spiegare, giustificare, dare evidenza delle azioni politiche e amministrative attraverso criteri, metodi e strumenti adeguati. Attraverso il Formez, il progetto Open Data
Stiamo portando avanti dunque una serie di percorsi formativi che sviluppano proprio questi concetti che ho appena accennato. Questo ciclo di webinar e successivamente il corso massivo aperto, organizzato dalla Regione per gli, che verrà organizzato dalla Regione per gli enti locali, renderà non solo più comprensibile il concetto e la filosofia dell'accountability, ma fornirà oltretutto esempi pratici sulle ricadute positive derivanti dall'apertura dei dati alla collettività. Trasparenza, responsabilità, capacità di render conto non possono essere però tuttavia un mero esercizio formale. Devono essere considerati delle leve per una buona governance attraverso cui consolidare, in alcuni casi ripristinare, la fiducia tra rappresentanti e rappresentati, tra cittadini e pubblica amministrazione. Come sapete, in Italia tale principio, il principio dunque della trasparenza, è da intendersi come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione della pubblica amministrazione, e proprio tale principio è stato inserito nel decreto legislativo 33 del 2013. In questi anni mi sono impegnata affinché i cittadini e in generale i portatori di interesse avessero la possibilità di accedere alle informazioni di cui al decreto 33 attraverso un portale dedicato proprio in Regione Calabria, amministrazione trasparente. La sottoscritta, proprio in qualità di responsabile della trasparenza, ha cercato di curare questo portale in tutti gli aspetti. Ho fatto in modo anche che venisse continuamente aggiornato. Infatti, tra i principi, i principali aggiornamenti che troverete su questo portale, c'è proprio la pubblicazione dell'aggiornamento 2021 del piano triennale della prevenzione della corruzione, di cui sono orgogliosamente responsabile. Per la redazione del piano triennale della trasparenza e della prevenzione della corruzione 2021-2023 è stato seguito, così come fatto negli anni precedenti, un approccio condiviso di tipo partecipativo, sollecitando il contributo di tutti i direttori generali dei dipartimenti regionali e dei referenti dipartimentali per la trasparenza e per la prevenzione alla corruzione, nonché inoltre di tutti i portatori di interesse, e ciò anche attraverso la piattaforma partecipa.regione.calabria.it. Ho cercato nel mio piccolo non solo di operare in maniera partecipata e proattiva, ma anche di sviluppare nel concreto, e parliamo di concreto, ripeto, il concetto di accountability. Stamane, con questo nuovo ciclo di webinar, continuiamo in questa direzione, proseguendo la discussione sui principi fondamentali del governo aperto. Ecco perché adesso io lascerei la parola ai professori, ai dottori Gianfranco Andriola e Sergio Agostinelli, mentre poi noi proseguiremo poi il 22 e il 29 aprile con i prossimi temi trattati, che riguarderanno la accountability dei progetti pubblici e la accountability nelle relazioni istituzionali degli enti pubblici. Grazie per l'ascolto, grazie al Formez, a tutti i miei collaboratori e voi che oggi partecipate così numerosi. Io avrei terminato. Grazie mille. Posso passare la parola? Grazie per la possibilità che mi è stata offerta. Grazie a lei di aver voluto introdurre questo webinar, su questo rilancio, sull'ultimo passaggio della dottoressa Natura, il rilancio, come dire, oggi iniziamo un percorso, è il primo appuntamento, proseguirà nei prossimi due giovedì, e proprio l'intento appunto è quello di provare a dare una definizione anche più sfaccettata della parola accountability nell'ambito del governo aperto, che è la cosa che ci interessa di più. Ancora grazie, dottoressa. Grazie a lei, grazie, passo la parola e buon lavoro. Grazie mille, dopo. Io niente, ne approfitto per dirvi, perché qualcuno credo lo chiedesse già in chat, che noi abbiamo certamente a disposizione, come da tradizione, metteremo a disposizione sia la registrazione integrale di questo seminario online,
che le slide che state vedendo proiettate in questo momento, così come quelle del prossimo intervento, troverete tutto su questa pagina di EventPA. Ve lo dico anche perché leggevo che qualcuno di voi in chat lamentava il fatto che l'intervento della dottoressa Matruda si sentisse un po' disturbato. A me, francamente, a parte un lieve fruscio di fondo, mi sembra che sia arrivato tutto abbastanza bene. Certamente sulla registrazione sarà più pulito. Quindi, per chi di voi volesse approfondire, diciamo, riascoltare gli ultimi 5 minuti, avrà certamente modo di farlo su questa pagina di Eventpia, che è esattamente la stessa da cui vi siete iscritti. Considerate, ne approfitto anche per dirvi che, appunto, noi ce lo siamo immaginato come un ciclo, quindi, diciamo, diamo per scontato il vostro interesse sul webinar di oggi e anche sui prossimi due. Dal momento che vi siete iscritti a questo, siete automaticamente iscritti ad altri due, quindi non dovete fare nient'altro se non partecipare per questo giovedì, il prossimo e quello dopo ancora. Quindi direi che quello che più o meno rispetto a tutte le parti, diciamo, più di organizzazione del webinar, credo di avervi raccontato tutto. Per qualunque cosa, chiaramente siamo qui in chat. La chat è uno strumento, diciamo, è lo strumento esatto. Filomena chiede se il ciclo comprende solo 3 giovedì. Di fatto sì, sono 3 giovedì, e questo giovedì, il prossimo e quello dopo ancora. Ne approfitto anche per dirvi che stiamo lavorando a un corso dedicato al tema dell'accountability, un corso online del tutto simile al corso Pendato, lo dico per chi di voi ha già avuto modo di farlo, e su questo certamente avremo modo di sentirci più avanti e di raccontarvelo meglio. Chiaramente vi facciamo sapere tutto chiaramente via mail nel momento in cui andiamo avanti con le attività. Proviamo ad avviarci verso il webinar di oggi. Io provo a raccontarvi veramente molto rapidamente quelli che sono gli argomenti che abbiamo individuato per questa prima, per questa prima lezione, per questo, diciamo, primo appuntamento, prima chiacchierata che ci stiamo facendo insieme questa mattina. Proviamo a capire di che cosa parliamo quando parliamo di accountability. Proviamo a vedere come funziona all'interno della pubblica amministrazione. Guardiamo un esempio compiuto, diciamo, probabilmente una delle migliori piattaforme italiane, nazionali e anche internazionali, non fosse altro che ho ricevuto molti premi in varie situazioni, tra cui in Open Government Partnership, che, diciamo, è uno dei riferimenti più importanti a livello internazionale sul tema del governo aperto e quindi anche dell'accountability, che è appunto Open Coesione. Proviamo a ragionare insieme su questo. Davvero mi piacerebbe avere molto, molta collaborazione da parte vostra rispetto ai costi e ai benefici dell'accountability. E successivamente Sergio, diciamo, nella seconda parte ideale di questo webinar, anche se, diciamo, nel secondo intervento, ma immaginate davvero, ci auguriamo di essere riusciti a raccontarvi in maniera organica durante tutti questi interventi. Proviamo a fare un affondo su cosa significa accountability, supportato dalle tecnologie digitali. Proviamo a vedere, ad addentrarci un po' di più in quello che è davvero l'oggetto non solo di questo corso, ma di questo progetto del Formez, in Regione Calabria, condotto insieme alla Regione Calabria, cioè guardiamo ai dati aperti come strumento di accountability. E infine Sergio prova a raccontarvi, molto rapidamente, quelli che sono i casi e le esperienze. Dico molto rapidamente perché certamente avremo modo di tornare nei prossimi appuntamenti. Detto questo, io provo ad avviarmi, iniziando soprattutto a dirvi che uno dei problemi, a mio avviso, dell'accountability è che è una parola non traducibile in italiano, cioè non abbiamo una localizzazione italiana del termine accountability, quindi, diciamo, in qualche modo siamo costretti a continuare a utilizzare la parola inglese, che di fatto è una parola composta. È composta da due termini: uno è account, cioè la capacità di rendicontare, e l'altra è ability, cioè proprio l'abilità nell'essere rendicontabile. È una parola che viene dal passato. Considerate che i primi avvisagli di accountability in accezione moderna risalgono addirittura ai tempi di Guglielmo II in Inghilterra, quindi è davvero una parola molto, che è una tradizione molto lunga, forse proprio per questo, dal momento che ha acquistato un significato molto specifico nella lingua inglese, diventa molto difficile localizzarla in altre lingue. Ce la teniamo così, ci torniamo sicuramente sul perché è difficile renderla in italiano, e riprendendo anche quello che si diceva in chat un attimo fa, diciamo che la definizione di base del termine accountability, in questo momento, diciamo, della parola in sé,
l'obbligo di un soggetto di rendere conto delle proprie decisioni, di essere responsabile dei risultati ottenuti, degli strumenti di cui si dota per ottenerli, diciamo la capacità di rendicontare in senso quanto più ampio possibile. Anche qui la parola rendicontare tendenzialmente richiama qualcosa di economico-finanziario. Di base qui parliamo di una rendicontazione invece un po' più ampia, che guarda sicuramente a quello che è stato speso, a quello che è stato ottenuto, ma anche al modo in cui è stato deciso, anche il modo in cui è stato portato avanti, e proveremo a capire un po' meglio nel corso della giornata di oggi com'è che funziona. È certamente una relazione tra due soggetti, anche questa cosa è importante. Diciamo che non si può essere accountability rispetto a se stessi, sarebbe ricorsivo, sarebbe, diciamo, un esercizio di stile. La cosa importante, forse è la roba che fa diventare più interessante il termine accountability, anche guardandolo rispetto al tema della trasparenza. Mi piacerebbe riuscire a restituirvi un'idea che l'accountability in qualche modo rende viva la trasparenza, la rende utile, la rende applicabile, la rende effettiva. È un passaggio ulteriore, è un passaggio che molto spesso, soprattutto in ambito italiano, non viene richiesto in maniera prescrittiva dalla normativa, ma molto spesso sono le pubbliche amministrazioni, nel caso specifico, a provare a fare un passo ulteriore rispetto al termine trasparenza, rispetto ai vincoli normativi che ci sono sulla trasparenza, attraverso una serie di strumenti che vedremo meglio più avanti. Però è indispensabile disambiguare, scindere la parola trasparenza dalla parola accountability. Diciamo, per trasparenza è tutto quello. Immaginate il decreto 33, che certamente conoscete benissimo. Cioè, una prescrizione in cui viene detto che alcune informazioni devono essere pubblicate online, devono essere accessibili, devono essere visibili a tutti. Con l'accountability si fa un passaggio ulteriore, cioè magari partendo proprio da quelle informazioni si prova ad andare più verso l'audience, si prova ad andare un po' di più verso il target, verso le persone che dovrebbero andare lì dentro e capirci qualcosa in più. Ci sono una serie di strumenti per farlo, un po' io, soprattutto Sergio. Proveremo a raccontarvi oggi com'è che si può fare. È importantissimo, prima di guardare all'accountability in termini di governo aperto, disambiguare. Accountability può essere considerato come un aggettivo, che viene declinato di volta in volta a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Chiaramente, una delle prime forme di accountability è l'accountability politico. Possiamo dire che la politica viva di accountability è la moneta di scambio tra chi si candida per una posizione pubblica e chi decide di affidargli il mandato eleggendolo. Nel momento in cui un politico acquista un mandato di governo per un periodo che può, insomma, in Italia diciamo siamo tra i 4 e i 5 anni, a seconda che si tratti di politica o di amministrativa, di lì in poi deve essere accountable rispetto alle persone che l'hanno votato, cioè deve dimostrare che il mandato che ha preso sulle promesse elettorali, sulle decisioni, sulle politiche che si è impegnato a portare avanti, sia effettivo. E se davvero non è riuscito a raggiungerlo, piuttosto se ha usato strumenti diversi o se ha mediato rispetto a quelle intuizioni iniziali che gli hanno appunto permesso di essere votato, dovrebbe essere in grado di spiegarlo al proprio elettorato. Partendo proprio da queste premesse, il Parlamento italiano, ad esempio, rende disponibili, non so se vi è mai capitato di guardarli, sul proprio sito i dati di tutte le votazioni che vengono svolte, sia alla Camera che al Senato. L'applicazione, diciamo, questa è la parte più di trasparenza. Partendo da quei dati, partendo dalle informazioni, un'associazione italiana di cui parleremo spesso nei prossimi giorni, diciamo in questi appuntamenti, che si chiama Open Police, ha ripreso quelle informazioni e le ha restituite in maniera un po' più navigabile. Non so se vi è mai capitato di guardare questo sito che si chiama Open Parlamento, è un progetto che Open Police porta avanti almeno da un paio di legislature. Ed è interessante come sui voti chiave, cioè diciamo sui voti più importanti, più sostanziosi, quelli che incidono davvero sulla politica italiana, fa un affondo voto per voto per capire come le varie forze politiche si sono disposte rispetto a una decisione piuttosto che un'altra. Vedete, questo è esattamente uno strumento di accountability politico, cioè ci aiuta a capire come le decisioni vengono maturate, chi le ha prese, in quali ambiti, con quali strumenti. E questo potete già prenderlo come uno dei primi esempi di accountability compiuto rispetto alla politica. C'è un accountability bancario che anche qui è indispensabile per qualunque istituto bancario. Io vi ho preso una delle pagine, secondo me, fatte meglio rispetto all'accountability italiano, che è quella della BCE. Sapete che la BCE ha un ruolo centrale, la credibilità della Banca Centrale Europea è indispensabile
affinché tutto il sistema economico europeo funzioni. E anche qui, per forza di cose, un istituto di queste proporzioni, di queste dimensioni, deve essere accountability, deve prendere qualunque misura per poter dimostrare che le sue scelte sono condivise, sono rendicontabili, le decisioni sono maturate in maniera collegiale, sono espressione di quelle che sono le priorità, in questo caso, tutti i paesi dell'Unione Europea. Insomma, ultimamente con la nomina di Draghi a presidente del Consiglio italiano si è parlato molto del suo whatever it takes, cioè costi qualche costi, pronunciato qualche anno fa proprio con la BCE, che in qualche maniera pare abbia tenuto insieme tutto il sistema economico europeo. In questo caso, vedete, una decisione, una posizione di questo tipo deve necessariamente essere estremamente accountable. Vi invito, appena avete un attimo, a dare uno sguardo a questa pagina sulla responsabilità dell'operato della BCE, perché davvero è fatta molto bene, e anche qui ci dà una definizione molto puntuale rispetto a quella che è l'accountability bancaria, da cui po possiamo derivare qualcosa rispetto all'accountability della pubblica amministrazione, di cui parleremo più avanti. La parola accountability da un po' di tempo diventa ancora di più parte del nostro linguaggio, del linguaggio comune, proprio perché il GDPR, cioè il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, l'ha presa come paradigma centrale, nel senso che fino a prima del GDPR la normativa sulla privacy era molto prescrittiva, cioè sostanzialmente diceva a qualunque soggetto che doveva rispettare una serie di clausole nel momento in cui trattava i dati personali di un utente. Il GDPR, se volete, ribalta questa posizione dicendo che qualunque soggetto deve essere accountable rispetto ai dati che detiene, cioè deve essere in grado di dimostrare che il modo in cui conserva quei dati, gli utilizzi che ne fa, le misure che prende per metterli al sicuro da ipotetici attacchi informatici, nello specifico o qualunque altro tipo di attacco, siano proporzionati rispetto alla finalità del trattamento. E anche qui è richiesto, quindi, a qualunque soggetto che gestisce dati personali per legge, per il GDPR, quindi per la normativa europea, di adottare misure di accountability. Vedete, già qui il passaggio culturale è enorme rispetto a come veniva trattata la normativa sulla privacy nella legislazione italiana e quindi anche europea, proprio perché parliamo di un provvedimento europeo. E quindi vedete già che il concetto di accountability inizia un po', come dire, ad assestarsi, ad affacciarsi nella normativa. E probabilmente destinato ad essere sempre più centrale, perché un cambiamento culturale, un cambiamento di posizione di questo genere genera una posizione diversa, un ruolo diverso di qualunque soggetto, nel caso specifico pubblico o privato, gestisca dati personali. C'è un accountability interessante, di cui si inizia a parlare soltanto adesso, e ve l'accenno proprio per ancora una volta provare a disambiguare la parola accountability prima di arrivare al concetto di accountability nel governo aperto, che è l'accountability tecnologico. Si parla moltissimo di intelligenza artificiale, si parla molto di machine learning, si parla molto di come gli strumenti più evoluti di gestione dell'informazione informatizzata possono aiutarci a fare una serie di cose. Il problema di queste applicazioni è che molto spesso gestiscono una quantità di dati molto grande, e diciamo, la loro elaborazione porta a decisioni che possono incidere sulla vita delle persone. Vi faccio un esempio molto specifico. Renato Brunetta, immagino l'abbiate sentito, appena diventato ministro della pubblica amministrazione qualche tempo fa, una delle politiche che sta portando avanti è un grande piano di assunzioni rispetto alla nuova pubblica amministrazione, alla pubblica amministrazione che dovrà gestire il recovery fund. Quindi si reimmagina la pubblica amministrazione partendo proprio dai concorsi. Ci sono ottime probabilità, visto che ci sono esperienze già assestate, che buona parte della gestione, della selezione di queste figure, soprattutto la prima parte, la gestione, la valutazione curricolare, sia fatta anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale, in particolare di sistemi di machine learning. In questo caso, lo dice la normativa, è indispensabile che le modalità con cui questi strumenti complessi e a loro modo efficienti siano trasparenti, sia accessibili, cioè, lo dico in maniera più diretta, se mi candido in una posizione pubblica, è un'applicazione, un'intelligenza artificiale scarta il mio curriculum, io devo avere la capacità, la possibilità di comprendere per quale ragione, una sorta di accesso agli atti.
però chiaramente un accesso agli atti su una commissione di valutazione è molto semplice, un accesso agli atti su un algoritmo di intelligenza artificiale inizia a essere un po' più complicato. Quindi da questo punto di vista anche le intelligenze artificiali necessitano di, soprattutto quando vengono utilizzate in ambito pubblico, necessitano di nuove chiavi di lettura in logica di accountability e in logica di trasparenza. Scansati, diciamo, inquadrati, declinati, termini diversi dalla parola accountability, proviamo a guardarlo un po' più da vicino a quello che interessa a noi, cioè l'accountability della pubblica amministrazione. Su questo io non potevo non partire dal governo aperto, questo è un grafico che certamente avete avuto modo di guardare, soprattutto se avete seguito le iniziative di cui vi accennavo io prima e rilanciava la dottoressa Matruda nella sua introduzione, diciamo, l'open government come paradigma di governo è composto da tre grandi ambiti, macroambiti, cioè la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione. Rispetto queste tre tematiche, rispetto a una pubblica amministrazione che si impegna nell'essere trasparente, che si impegna a portare avanti iniziative partecipate rispetto alle decisioni che prende e certamente porta avanti momenti di collaborazione con soggetti esterni, possiamo, a mio avviso, collocare l'accountability più o meno al centro, cioè rispetto a questo sorta di diagramma di Venn a tre bolle, la parte disegnata malissimo a me, scusatemi, la parte che ho disegnato con quella riga nera in giallo al centro, nel momento in cui abbiamo la sovrapposizione di questi tre ambiti, molto probabilmente quello che ne viene fuori è accountability, cioè la possibilità di essere rendicontabili rispetto all'esterno in tutte le fasi del processo. Proprio parlando di fasi del processo, immaginavo che potrebbe essere un po' più semplice raccontarvi ancora una volta la parola accountability, provare a declinarla, provare a sciogliere un po' il termine, guardando a tre macrofasi di un processo. Immagino sapete tutti, cioè un progetto può essere, le fasi di un processo possono essere queste tre come massima aggregazione, ma possono diventare anche 30 o 40 come esplosione di ognuna. Ragionando in logica semplificata, io ho provato a ipotizzare questi tre passaggi, cioè la definizione di un progetto pubblico, il suo sviluppo e la sua esecuzione. In questo caso, per ognuno di questi momenti, ho provato a immaginare uno strumento di accountability che la rendesse più forte, che la rendesse più aderente alla logica del governo aperto. Considerate sempre che, secondo me, è più facile arrivare alla definizione partendo da esempi, partendo dall'inquadramento, da una situazione che ci permette di inquadrarla in maniera più puntuale. Quindi certamente nella fase di definizione si potrebbero usare strumenti di accountability come quello della partecipazione. In questo caso faccio un esempio: nel momento in cui il ministro per l'innovazione tecnologica doveva attuare, si è trovato ad attuare, a definire e quindi poi ad attuare la strategia nazionale sulle competenze digitali, ha pensato bene di proporre una consultazione pubblica sviluppata su uno strumento di cui avrò modo di parlarvi meglio nei prossimi giovedì, che si chiama Partecipe, è una piattaforma che appunto consente di fare partecipazione pubblica, lo ha fatto in maniera condivisa, quindi ha ascoltato le istanze di tutti i soggetti esterni che vengono coinvolti dalla strategia nazionale e ha maturato la propria decisione, che poi si concretizza, si cristallizza nella strategia nazionale, sulla base dei contributi arrivati dall'esterno. Vedete, in questo caso già come una decisione diventa molto più, attraverso la partecipazione diventa più trasparente, diventa più semplice capire il meccanismo in cui il contesto e il meccanismo attraverso cui è stata maturata. Guardando alla fase di sviluppo, cioè al modo in cui un progetto viene portato avanti, certamente ci possono aiutare i dati aperti, tema centrale rispetto alla chiacchierata che stiamo facendo oggi, e cruscotti sullo stato di avanzamento. Qui vi potrei citare centinaia di esempi, certamente Sergio affonderà un po' di più rispetto a questo primo accenno che vi sto facendo io adesso. Un portale che a me piace tantissimo è Open Ricostruzione, è un portale della regione Emilia-Romagna, nato subito dopo i fatti drammatici del sisma nella regione Emilia-Romagna di qualche anno fa. L'obiettivo di Open Ricostruzione è proprio quello di rendere tutti in grado di monitorare lo stato avanzamento di questa politica pubblica. Quindi, così come arrivano i soldi, il portale li traccia, così come vengono spesi, avviene un tracciamento. Considerate che il 28 febbraio 2021 è l'ultima data in cui è stato aggiornato, quindi è piuttosto recente, viene aggiornato più o meno un paio di mesi. È una fotografia costante.
di tutti gli step che portano questo progetto pubblico ad essere compiuto. E chiaramente sullo stesso portale potete trovarci non solo cruscotti, grafici e una serie di informazioni che rendono più o meno chiunque in grado di capire a che punto siamo, ma certamente ci trovate anche i dati aperti generati da questa applicazione che possono essere utili a chiunque, giornalisti, associazioni di categoria, singoli cittadini che vogliono provare a capire di più, vogliono provare a magari rileggere quelle stesse informazioni in chiave diversa. La disponibilità dei dati aperti abilita queste letture ulteriori rispetto alla prima lettura suggerita dai grafici. Guardando invece l'ultima parte di questo ideale progetto assolutamente sintetico su tre parti, definizione, sviluppo e esecuzione, la raccolta pubblica dei feedback degli utenti è certamente un momento di accountability perché, come vi dicevo prima, una pubblica amministrazione in questa logica dovrebbe cercare di rendere visibile la propria attività e di ascoltare soprattutto le istanze che arrivano dai cittadini. In questo caso, il primo esempio, diciamo, quello più accessibile in quello più diretto, quello davvero il primo che mi è venuto in mente, che immagino potesse essere oggetto di riflessione fatto insieme, è la piattaforma 20PA, che è una forte componente di accountability. Noi ce la siamo immaginata così sin dall'inizio, è la piattaforma che ormai avete imparato a conoscere, quella che banalmente vi ha permesso di iscrivervi a questo webinar. Ed è la stessa che più o meno utilizziamo per tutte le attività di formazione. Non so se vi è mai capitato di guardarla. Cioè, per ogni singolo evento fatto su 20PA, che sia un webinar, un convegno, qualunque momento di formativo, chi di voi ha già seguito corsi con Formez, sia nell'ambito della Regione Calabria che all'esterno, sa che per arrivare, così come accadrà anche in questo ciclo di tre webinar, per arrivare all'attestato di partecipazione, vi chiediamo solitamente di compilare una piccola scheda che ci aiuta a capire com'è andato. Tutte le valutazioni fatte su tutti gli eventi di 20PA vengono restituite alla collettività attraverso questa pagina, c'è cioè una pagina simile per qualunque evento, in cui noi, diciamo, ci rendiamo criticabili, ci rendiamo valutabili da qualunque persona che partecipa, qualunque professionista che partecipa ai nostri webinar in maniera collettiva, in maniera condivisa, in maniera visibile da tutti. È importante, ve lo dico come esperienza personale, cioè, diciamo professionale rispetto alle attività che abbiamo portato avanti, perché ci aiuta molto a capire come quello che abbiamo fatto bene, quello che abbiamo fatto male, quello che possiamo ritarare, i margini di miglioramento. Quindi anche qui una forma di accountability che è assolutamente strumentale al miglioramento delle attività, perché questo è centrale, insomma. Cioè l'accountability deve servire alla pubblica amministrazione per migliorarsi, per rendere migliori i servizi che già sta portando avanti. E questo, diciamo, è un tema centrale. Proprio a questo proposito, volevo parlarvi di un progetto che a me piace tantissimo, ma è un progetto, diciamo, credo abbia più di una decina d'anni. Si chiama Open Coesione, probabilmente molti di voi lo conosceranno. È un progetto che si caratterizza con una grande accountability, racconta il modo in cui vengono spesi in Italia, vengono stanziati fondi per la coesione territoriale. È un progetto che, come vedete, utilizza grafici, mappe, tabelle, una serie di materiali di approfondimento sulla programmazione dei fondi europei. Io qui vi ho fatto uno straccio della provincia di Reggio Calabria per darvi un'idea esattamente di come funziona il portale, quindi permette un livello di dettaglio molto alto e permette di capire comune per comune italiano come i fondi europei hanno inciso all'interno di quel comune, quali progetti sono stati finanziati, quali sono le tematiche. Insomma, ci dà un quadro molto preciso di quello che avviene anche a livello economico-finanziario in Italia rispetto a questa tematica. E non solo. Il progetto Open Coesione da anni ha affiancato ad Open Coesione un'iniziativa estremamente interessante che si chiama Scuola di Open Coesione, coinvolgendo le scuole e chiedendo alle singole classi che aderiscono al progetto di fare una valutazione sui progetti finanziati dai fondi SIE. Ed è interessante innanzitutto perché coinvolge le scuole, quindi diciamo il taglio divulgativo è molto grande. Le scuole, i ragazzi che partecipano lo fanno con un entusiasmo particolare, chiaramente nel momento in cui lo fanno acquisiscono una serie di competenze da un lato, ma soprattutto comprendono che è il loro diritto avere informazioni puntuali sul modo in cui vengono spesi i soldi e sul modo in cui vengono realizzate le opere. Guardate come passaggio culturale, secondo me è assolutamente centrale. Forse questo è uno dei momenti di accountability più interessanti rispetto al modo in cui Open Coesione declina questo termine. E poi chiaramente
Anche qui vi facevo uno stralcio della mappa delle iniziative di scuola di open coesione nel sud Italia. Vedete, in Calabria ce ne sono svariate che negli anni di scuole calabresi che hanno deciso di partecipare, che hanno deciso di aderire. Su questo Yvonne, che forse ci ascolta, ne sa qualcosa in più di me, magari nei prossimi appuntamenti avremo modo di ragionarci insieme. Chiude il cerchio dell'accountability di open coesione il progetto Monitor, che è un progetto che permette, partendo dai dati resi disponibili di Open Coesione, permette a chiunque di creare dei report di monitoraggio, cioè in cui chiunque cittadino può dire: guardate, questa strada finanziata con fondi nazionali ed europei, è progetto partito l'anno scorso, a questo punto dovrebbe già essere a questo livello di avanzamento, invece non lo è ancora. Com'è possibile? Per quale ragione non è stato fatto? Quindi un report di monitoraggio che in questo caso il nostro caro amico Gigi Reggi, che è più o meno, diciamo, la persona che sta dietro questo progetto, racconta come fare, e ci sono delle guide che aiutano a capire come può essere realizzato un report di monitoraggio, soprattutto ci aiutano a capire come Moniton, rispetto a Open Coesione, rispetto a Scuola di Open Coesione, in qualche maniera chiuda il cerchio dell'accountability. Su questo vi restituisco il modo in cui Open Coesione, lo staff di Open Coesione ha declinato il diagramma di Venn di cui vi parlavo prima, cioè ad ognuna di questi tre ambiti del governo aperto, la trasparenza, la collaborazione e la partecipazione. Il progetto Open Coesione risponde con degli strumenti specifici che consentono appunto alla pubblica amministrazione, in questo caso a questo progetto pubblico, di essere compiuto dal punto di vista dell'accountability e dal punto di vista del governo aperto. Ringrazio Alessandra per il messaggio in chat. Io davvero Open Coesione ogni volta che posso lo cito, fra l'altro mi è capitato un paio di occasioni di partecipare a una delle assemblee di istituto che concludono i progetti di Open Coesione. Vi assicuro che è estremamente emozionante anche l'idea che diciamo, ragazzetti così piccoli siano così pronti, così preparati, così coinvolti su un tema che diciamo, noi tendiamo a trattare in maniera certe volte magari fin troppo tecnica, fin troppo quasi amministrativa, burocratizzata. In realtà, ascoltando il modo in cui loro restituiscono questi punti di vista, queste informazioni, si capisce come in realtà diventi tutto molto più appassionante, tutto molto più divertente. Quindi davvero vi consiglio di seguire quanto più possibile rilancio proprio quello che dice Alessandro, cioè i risultati sono decisamente entusiasmanti nel senso letterale del termine, cioè portano entusiasmo a chi si occupa di questi temi quotidianamente. Volevo chiudere, prima di lasciare la parola a Sergio, con qualche minuto di ritardo, già me ne scuso, per provare a ragionare con voi quello che più o meno ho accennato finora, abbiamo avuto modo di parlare finora, comporti per una pubblica amministrazione. Cioè io non vorrei vendervela come una cosa facile, nella maniera più assoluta, nel senso fare accountability per una pubblica amministrazione è impegnativo e serio. Comporta dei costi, comporta chiaramente dei benefici. Io in questa tabella ho provato a creare una corrispondenza tra i costi e i benefici che possono essere generati. Proviamo a leggerla insieme. Vi chiedo davvero di contribuire su qualunque cosa vi suoni storta o giusta attraverso la chat, come avete fatto fino adesso. Cioè, sicuramente fare accountability dilata i tempi di un progetto. Non è indubbio il fatto che, ad esempio, far partire una consultazione pubblica sulla definizione di un ambito progettuale chiaramente va considerata e va gestita. Però probabilmente il beneficio che si ottiene è una decisione più condivisa, più allargata, cioè una decisione migliore che tiene conto del punto di vista di chi quella decisione magari la dovrà subire, la dovrà, su cui impatterà di certamente quella decisione pubblica. Fare molte delle cose che vi ho raccontato finora non è facile, chiaramente servono delle professionalità diverse, però l'acquisizione di queste professionalità può in qualche modo far evolvere il ruolo della pubblica amministrazione, fa certamente ragionare sulle competenze pubbliche. In un momento in cui se ne parla moltissimo e su come queste competenze pubbliche possono arrivare ad evoluzione. È una regola generale: quanto più informazioni metti fuori, tanto più le persone ti chiederanno conto di quelle informazioni. Quindi, certamente, un costo da preventivare è il presidio della comunicazione nel momento in cui si portano avanti iniziative di questo tipo.
Però questo meccanismo di solito cerca, una volta che è entrato a regime, la cosiddetta trasparenza proattiva anticipa polemiche e le rende, diciamo, le spegne sul nascere. Se le informazioni sono già disponibili, sono ben spiegate, sono ben raccontate, alla fine certamente sarà più facile gestire la curiosità di chi sta all'esterno della pubblica amministrazione. Essere visibili, essere accountable, essere trasparenti, mette pressione. Cioè, nel momento in cui qualcuno ti osserva, chiaramente hai senti fiato addosso, ti fiato sul collo, ti senti osservato ed è genera pressione nei gruppi di lavoro, ve lo posso dire per esperienza personale, allo stesso tempo però produce efficienza, cioè se so che qualcuno mi sta guardando, qui si potrebbe prendere da dietro il discorso sul panopticon di Betam e su tutto quello, su questa parte un po' ambigua dell'essere osservati dall'esterno, però in questo caso, soprattutto nel caso della pubblica amministrazione, che come sapete è monopolista rispetto ai servizi che offre, un po' di pressione certe volte aiuta e la normativa, a mio avviso, sta andando abbastanza in questo senso, cioè cerca di, soprattutto utilizzando gli strumenti tecnologici, di mettere pressione alla pubblica amministrazione. Anche attraverso strumenti di trasparenza, certamente, ma anche di accountability e di governo aperto. Chiudo dicendo che aumentano le spese, non c'è dubbio. Cioè, queste iniziative costano, hanno un costo professionale, hanno un costo anche in termini economici e finanziari, però se ben portate avanti, se ben localizzate, alla lunga diminuiscono gli sprechi. Se in un meccanismo di questo tipo tendenzialmente non si spendono soldi male, se tutti i passaggi che vi ho raccontato prima sono rispettati, proprio perché i soggetti esterni che osservano la possibilità che i dati siano esposti e accessibili a tutti, il monitoraggio continuo, il feedback degli utenti aiutano a tenere in carreggiata quello che dovrebbe essere gli obiettivi della pubblica amministrazione. Su questo davvero mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate, mentre ci ragionate, se volete scrivere due righe in chat davvero ci fa molto piacere. Io a questo punto chiederei a Sergio di aprire la sua webcam e il suo microfono e contestualmente provo a lanciare le sue slide perché io ho più o meno condiviso, ecco qua. Ecco, Buongiorno a quindi tutte e a tutti. ho il piacere di presentarvi, Se mi scusate sentite se bene? vedi. Sì, Sergio, ci sentiamo bene. Io a questo punto direi che ti passo la parola. A te. Grazie mille. Intanto sono contento di venire, cioè il mio intervento viene dopo quello di Gianfranco. Su molti di questi temi con Gianfranco sono anni che riflettiamo e cerchiamo di dare anche, come dire, delle traiettorie all'interno dei progetti che facciamo per quanto riguarda attuare all'interno di politiche pubbliche tutta una serie di attività che, come ha sintetizzato bene Gianfranco, portano a un certo punto, nella fase di rendere conto di quello che si fa, a attivare delle azioni. Su alcune cose io lascerò queste slide anche perché io vorrei lasciare anche degli spunti di approfondimento per ognuno di voi, perché quello che abbiamo capito è che non c'è un unico modo di rendere conto delle proprie attività, ci sono molti livelli per rendere conto di questa attività. E quindi le slide che velocemente scorrerò, molte le salterò, anche perché su molti concetti riprendo alcuni concetti che ha affrontato. Ha affrontato Gianfranco, però magari lasciando qualcosa di scritto e qualche riferimento anche alla letteratura che su questi temi magari scrive da un po' di tempo per trovare poi ognuno di noi, ognuno di voi, una strada anche personale, sia come organizzazione, sia come ufficio, ma anche in particolare come proprie capacità professionali. La sintesi di quello che cercherò di trattare io è rimarcare degli aspetti dell'accountability da un punto di vista degli elementi principali che
che la riguardano. E poi introdurrò quali sono i documenti e le politiche pubbliche che in questo momento richiedono maggiore accountability nella PA, fino ad arrivare a dare una mia versione su come affrontare l'aspetto digitale e l'aspetto di accountability attraverso i dati, che è l'oggetto del nostro interessamento specifico come all'interno di questi tre webinar. Nella parte di casi faccio un elenco di esperienze che abbiamo selezionato e selezionato di riferimento come tipologie di esperienze che possono essere prese come spunto, e poi lascio lascio uno spazio per rispondere a qualche domanda o qualche affermazione che ho visto già arrivare. Non ho la capacità di leggere tutte le vostre domande, quindi come questa di Palmina, ma le prendo e le inserisco all'interno della parte poi finale delle domande, in modo tale che accorpiamo domande simili. Quello che posso affermare è che questa doppia natura del termine all'interno di qualsiasi tipo di governance si riferisce poi alla fine a quasi un dovere. Ora, il dovere è qualcosa un po' più lontano dell'obbligo, no? Quindi non c'è un obbligo normativo a rendere conto, come è un'affermazione forte, cioè non c'è una norma precisa. Ci sono molte norme che si avvicinano a quello che è la vera natura del rendere conto, cioè raccontare, far vedere e rendere più evidente quello che si sta facendo o si è fatto attraverso le proprie decisioni, spesso non ha una natura proprio di capacità e di stile di raccontare quello che si fa. Quindi io non credo che ci sarà mai un obbligo che sarà talmente forte come in alcuni casi molte organizzazioni, molte persone, molti uffici invece hanno la capacità di rendere conto, perché arrivano a uno stato evoluto di capacità di fare questa rendicontazione di qualsiasi attività, che non serve una norma, ma fa parte del proprio ciclo di produzione e del proprio modo di essere e di lavorare, come dice anche Sabrina. E questa doppia natura però mette in risalto che la parte di dare conto, che è la prima parte, all'esterno tendenzialmente delle cose che si fanno, mette in risalto qual è l'esterno. Quindi bisogna definire per ogni organizzazione che cos'è l'esterno. Generalmente vengono definiti l'esterno qualsiasi tipo di portatore di interesse, dove il portatore di interesse, anche in questo caso, va analizzato a seconda di qual è l'organizzazione, l'ufficio, la politica di riferimento. Quindi il tema dei portatori di interesse è un tema che affronteremo e vedremo. E poi c'è l'altro lato, quindi non basta solo dare conto di quello che si fa, ma poi c'è un'esigenza di introdurre dei meccanismi automatici o meno automatici di responsabilizzazione interna dei risultati raggiunti, che è l'altra faccia della medaglia, come se fosse veramente questa doppia faccia: dare conto e acquisire poi meccanismi di responsabilizzazione sui risultati ottenuti.
La riflessione sui portatori di interesse è centrale, perché in letteratura il portatore di interesse è quello che ha un titolo o qualsiasi tipo di diritto. Quindi ci possono essere gradazioni diverse di titolo a essere un portatore di interesse all'interno del rapporto con una pubblica amministrazione, per esempio, o con qualsiasi tipo di organizzazione. Quello che abbiamo visto che si verifica alla fine non è mai in queste politiche di rendere conto delle proprie attività, non è mai una relazione tranquilla, è sempre una ricerca di un equilibrio tra un soggetto A e dei soggetti B, dove il soggetto A tendenzialmente è l'organizzazione, l'ufficio, la persona che gestisce degli interessi o dei diritti, quindi prende decisioni per conto dei soggetti B, che normalmente sono dei portatori di interessi o di diritti con livelli diversi. Quindi si crea questa tensione dove non è sempre facile capire le aspettative del soggetto B, che si aspetta determinati resoconti delle attività svolte, e del soggetto A che invece prova a immaginare quali potrebbero essere le esigenze di rendicontazione. È difficile trovare che questo equilibrio renda soddisfatte tutte e due questi due soggetti che si trovano in questo clima di tensione. In realtà questa tensione viene definita da Donnell in questo modo, cioè che esiste sempre una tensione insolubile tra due desideri ugualmente razionali. Uno è che coloro che prendono delle decisioni vincolanti per tutti lo facciano in maniera efficace, quindi è quello che pensa normalmente l'organizzazione che prende decisioni, o la persona che prende decisioni, e l'altro invece che esistano sufficienti controlli sui decisori per proteggermi dalle conseguenze seriamente nocive che potrebbero abbattersi sui miei interessi e sulla mia persona. Quindi c'è una doppia presa di coscienza. Cioè, capiamo che qualcuno deve prendere decisioni per noi, però dall'altra parte ci facciamo carico di anche una paura che chi prenda decisioni lo faccia in un modo pienamente democratico, pienamente economico, pienamente ecologico, quindi gli diamo un significato. Allora, quando trattiamo di accountability, sicuramente andiamo oltre quello che è il concetto di trasparenza, utilizzando un po' la teoria della finestra, così chiamata, che in pratica sancisce che non ci sarà mai, ci sono sempre appunto queste due entità, diciamo queste due parti, dove ci sono quelli che guardano dalla finestra e cercano di capire dentro la finestra, e poi c'è chi determina che cosa viene mostrato da questa finestra. Quindi si crea questa asimmetria automatica, e ci sarà sempre questa asimmetria automatica. E quello che si viene a formare alla fine è questo, una serie di relazioni continuative o meno tra l'organizzazione e una serie di portatori di interessi. Come abbiamo detto, hanno delle aspettative differenti. In questa rendicontazione, in questo tentativo di coinvolgere sui risultati, e quindi utilizzando i diversi strumenti che abbiamo visto anche con Gianfranco, questa differenziazione, oltre ad essere tra due parti, tra un soggetto A e un soggetto B, i soggetti B non sono sempre gli stessi, sono molto diversi. Io ho inserito il numero 1, 2 e 3 perché la prima cosa che bisognerebbe fare è capire ogni organizzazione, ogni ufficio, ogni persona come declinerebbe i propri portatori di interesse a cui relazionarsi e a cui dare conto. Quindi ognuno di noi si fa un proprio perimetro. E ho fatto una metafora, è come
dovendo invitare a pranzo i diversi parenti, ti arrivano parenti che però magari abitano in montagna, c'è chi abita al mare, c'è chi abita in città, tu tendenzialmente vuoi fare bella figura, hai preparato un buon pranzo, però ti domandi ma risponderà alle aspettative di tutte le diverse componenti delle mie parentele? Magari fai contenti solamente quelli che arrivano dalla montagna, perché magari gli fai il pesce e quelli non mangiano mai il pesce sono contenti, e viceversa. Quindi non è mai detto che questo meccanismo di produrre delle rendicontazioni, se non studiato in modo analitico per quanto riguarda i singoli portatori di interesse, funzioni. Allora, il tema della del rendicontare, come ha detto Gianfranco, viene da quella strana categoria che sono gli economisti. Io sono un economista, e ovviamente è nata in ambito privato. E quindi oggi, se voi cercate il termine accountability, avete tre ambiti molto differenti. Avete sicuramente quello che riguarda il public, cioè tutto quello che riguarda il pubblico, e molti di questi studi sono fatti appunto, come diceva Gianfranco, dall'OGP, l'Open Government Partnership, oppure c'è l'OCSE che fa proprio un settore specifico su questi temi, quindi fa un po' da traccia un po' l'interpretazione dell'accountability nella pubblica amministrazione. Però c'è tutto il mondo del privato, delle corporate, e ultimamente sempre più forte arriva fortemente a dare orientamento agli altri due, cioè sia al pubblico che al privato, il settore, chiamiamolo, del no profit o terzo settore, che sta diventando il vero soggetto più bravo a rendere conto delle proprie attività. Vedremo poi degli esempi. Quindi, se fossimo in una bellissima riunione con della Camera di Commercio, con tutte imprese che vogliono rendersi accountable verso i propri portatori di interesse, molto probabilmente, dovendo categorizzare, ci potrebbero essere tre macro insiemi. Ci sono sicuramente gli azionisti e i finanziatori che cercano di capire e vorrebbero una rendicontazione di non solo finanziaria, ma anche delle attività di un certo tipo. Ma perché? Perché hanno aspettative di metterci i propri soldi in quell'impresa o prestare i propri soldi. Quindi hanno un'aspettativa specifica. Però non esistono solo loro, ci sono poi tutta una serie di soggetti, per esempio. Per le aziende sono importantissimi i fornitori di materie prime o i partner commerciali che li abilitano magari all'interno dei mercati. E anche i fornitori e i partner commerciali normalmente scelgono le imprese. Non è sempre vero il contrario, che è l'impresa che sceglie i fornitori o i partner commerciali. Insomma, c'è uno studiarsi a vicenda, no? E così la categoria che ho messo insieme, quelli che sono poi alla fine i veri e propri clienti, quelli che comprano e spendono dei soldi, o i media che fanno delle recensioni su prodotti e raccontano e magari rovinano un prodotto o lo esaltano, e poi magari dei decisori pubblici che sono a questo punto dei portatori di interesse nei confronti dell'impresa. Quindi spesso la pubblica amministrazione si trova a essere in alcuni tavoli, in alcune situazioni, pensate solo ai temi dello sviluppo locale, si trova a essere un soggetto, un portatore di interessi, magari della comunità, verso degli investitori in un territorio. Quindi una buona qualità dei processi di rendicontazione, di coinvolgimento delle varie parti, intese come portatore di interesse di un'organizzazione. Alla fine, quello che di tutti i portatori di interesse nelle aziende private, alla fine diventa, per esempio, il cliente, cioè un consumatore consapevole, quello che determina magari una rovina o uno sviluppo di un'azienda.
quindi diventa uno stakeholder magari più importante dei finanziatori o degli azionisti. Gli azionisti teoricamente puoi cambiarli, trovarne altri, i consumatori se ti lasciano sei finito. Quindi ultimamente molte aziende vogliono rendersi accountable seguendo delle rendicontazioni, quindi tutto il tema della rendicontazione sociale dell'impresa, ambientale, cioè tutto questo tema che viene affrontato in modo sempre più consapevole anche dalle imprese, perché i consumatori sono consapevoli. Alla fine questo, il senso dell'accountability è proprio creare questo flusso di relazione tra un soggetto A e B attraverso appunto la qualità del processo di accountability, e quindi questa relazione, lo scopo finale è mantenere e sviluppare la fiducia tra questi due soggetti e quindi aumentare la reputazione che il soggetto A ha nei confronti di B. Se si rompe questo meccanismo, non serve fare accountability, perché è un accountability che non dà fiducia e quindi la reputazione salta. E quando si rompe questo meccanismo è difficilissimo riaccendere i processi di accountability, sia per le imprese che per altri settori. Veniamo finalmente al nostro ambito. Io riporto anche dei riferimenti in cui come Formez abbiamo già affrontato questo tema. Qui riporto un link a un learning object in PDF dove potete scaricarlo e ci sono un po' tutti i vari termini, come lo leggiamo, lo abbiamo letto nei vari cicli anche di questi anni di interpretazione dell'accountability pubblica. In questo caso la pubblica amministrazione deve trovare anche un meccanismo anche di rendere in modo semantico questo tema per i diversi tipi di pubblica amministrazione, i diversi ambiti. Qui riporto anche le definizioni che sono attualmente riportate da quello che è l'Open Government Partnership, dove a differenza poiché l'obiettivo dell'Open Government Partnership è lo sviluppo del governo aperto, e quindi il governo aperto, come abbiamo visto nei precedenti anche webinar, è un modo anche nuovo di intendere la pubblica amministrazione, quindi è più qualcosa che riguarda l'ammodernamento, il cambiamento della pubblica amministrazione, introducendo all'interno dei meccanismi decisionali sempre più questo rapporto interno-esterno con i cittadini, non sono più consumatori come li vedono le imprese, ma sono cittadini o parti sociali o altri tipi di soggetti. E quindi la trasparenza è una componente, come abbiamo visto, e che è sicuramente necessaria per iniziare i processi di governo aperto. Però, come viene definito anche in sede OGP, la trasparenza è importante perché permette di coinvolgere in un impegno i diversi soggetti, cittadini e altri, in processi di vera partecipazione informata, ma rimane per OGP fondamentale come terza componente a questo punto essere ovviamente loro ragionano a livello di governo, quindi di nazione, essere come pubblica amministrazione governativa capace di prendersi degli impegni a dare conto in continuo delle proprie politiche e dei vari livelli anche di attuazione di queste politiche, fino ad arrivare al concetto di prestazione. E quindi solo a questo livello l'accountability si avvicina un po' alle performance, e quindi al mondo delle performance, e quindi si avvicina a dei termini che più conosciamo all'interno di quello che facciamo. Possiamo definire quindi che se ci fosse un modello, diciamo all'interno del modello di aperto di governo, governo aperto, open government, questa tensione viene risolta attraverso un continuo dare conto e tenere conto. L'ho sintetizzato in questo modo.
Il dare conto ovviamente è un flusso che va dalla pubblica amministrazione attraverso appunto questi processi di accountability verso gli stakeholder, però è quasi inutile se non c'è un tenere conto, cioè se non c'è poi tutta una macchina organizzativa incapace di riascoltare, rielaborare, reinserire nel proprio sistema decisionale appunto attraverso processi partecipativi in senso lato, consultivi e tutto i vari strumenti che vedremo. Però il concetto è tenerne conto. A volte basta anche tenere conto di una mail, quindi non è che serve sempre una impalcatura digitale complessa, serve un atteggiamento. Quindi dare conto e tenere conto. E il tema della trasparenza e gli open data sono un po' lo strumento e la piattaforma di abilitazione di questi due modi di essere e di fare. Quindi, dovendo ricopiare un po' la struttura che potremmo ipotizzare come macro portatori di interesse all'interno di un'organizzazione pubblica, ovviamente poi potete prendere questa slide e le organizzate specificamente per quello che fate voi, però ho messo un po' tra un primo gruppo tutto il tema di rendicontare agli amministratori, ai funzionari pubblici interni magari, o altri decisori pubblici, magari se a un ministero, o se sei un comune devi dare conto di alcune politiche magari a livello regionale, quindi c'è una anche accountability istituzionale interistituzionale, chiamiamola così. E, mentre ho messo in un insieme due tutta una serie di partner che la pubblica amministrazione utilizza per portare avanti le proprie politiche. Quindi anche la pubblica amministrazione ha degli enti partner, soggetti partner, fornitori di servizi importanti, spesso sono soggetti che magari troviamo dentro le mie amministrazioni, imprese che aiutano la pubblica amministrazione a realizzare i propri servizi. Quindi si crea anche qui un meccanismo di fiducia e reputazione nello scegliere, partecipare o dare assistenza a una pubblica amministrazione invece che un'altra. È un tema molto caldo in questo momento e che molte imprese che conosco hanno scelto per esempio di non collaborare con la pubblica amministrazione in alcune aree settori per la difficoltà. Qualcuno ha mosso le mie slide, cerchiamo di ritornare a quella iniziale, dove stavamo, ok. Quindi questi sono tutto il settore, diciamo il punto 2, tutti questi partner importantissimi per trovare un legame di collaborazione nel rendere conto delle proprie attività, per farsi scegliere e trovare anche come pubblica amministrazione dei partner validi. E poi ho messo nel terzo gruppo quelli che possono essere definiti o semplici elettori o cittadini in senso lato, o tutto il tema, tutte le associazioni varie, fondazioni varie, terzo settore vario, e i media che richiedono un tipo di rendicontazione da parte della pubblica amministrazione che differisce magari dalle altre macro tipologie. E, alla fine noi dovremmo anche sperare, no? Di lavorare con cittadini consapevoli. In territori in cui i cittadini sono consapevoli del proprio essere stakeholder di diverso tipo, a seconda dei settori di intervento e delle fasi di intervento, chiedono di partecipare alle decisioni, e se quando noi li facciamo partecipare a queste decisioni sono consapevoli all'interno dei processi di accountability, ci chiedono sempre più non solo di prendere, come dire, di sapere e conoscere gli esiti delle nostre decisioni come pubblica amministrazione, ma sempre più ci chiedono di capirne il processo. Quindi si apre il tema di rendere conto degli esiti di una politica o di un'attività e rendere conto dei processi. Quindi a volte è più importante raccontare prima qual è il processo decisionale che si prenderà o si è preso rispetto ai risultati raggiunti o gli esiti appunto di una politica.
Alla fine, in questo modello è come se noi dovessimo creare una palestra civica e personale. Che cosa vuol dire? Che in un classico ciclo di vita di una policy, i processi di accountability non possono avvenire solo nelle fasi finali, dove noi raccontiamo gli esiti, ma dovranno, e stanno già avvenendo in questo modo, in situazioni in cui magari il rendere conto è una, ormai è entrato nel ciclo vitale di qualsiasi tipo di policy, in tutte le fasi. Quindi il ciclo di accountability avviene, per esempio, nelle fasi di programmazione, non solo quindi di attuazione, e nemmeno solo nelle fasi di monitoraggio dell'esito delle politiche, o magari sono nella fase di chiusura di una politica. Quindi in realtà ci sono questi quattro momenti che richiedono modelli diversi di coinvolgimento, di rendere conto di quello che si sta facendo in tutto il ciclo di vita del progetto, della policy, insomma. In più, come abbiamo visto, le accountability, plurale, TS, dovrebbero essere di molti tipi. Dovrebbero essere tipo interno ed esterno, cioè quella politica, nel senso che l'amministrazione deve rendere conto ai politici, che poi devono rendere conto ai propri elettori, mentre poi c'è la pubblica amministrazione che direttamente deve rendere conto ai cittadini. Quindi si creano livelli diversi di queste di questa accountability, che nel documento, diciamo, che vi accennavo, del Formes, è sintetizzata in queste quattro tipologie di accountability, che potete poi leggere nel documento. La cosa importante è sapere che, come pubblica amministrazione, quello che normalmente chiamiamo open government, quindi collegata al governo, quindi alla presa di decisioni governative o in ambito regionale magari le decisioni di giunta, in realtà si sta allargando questo concetto, e quindi si parla sempre più di open state, cioè stato aperto. Se dovessimo parlare a livello regionale, parleremo di regione aperta, quindi dovremmo anche incorporare quello che viene fatto a livello di consiglio, ma anche che viene fatto a livello di tutta una serie di situazioni che governano uno Stato o un territorio regionale. Quindi ci stiamo allargando. C'è una raccomandazione dell'OCSE che ha riportato in questo studio che è stato fatto sulla valutazione di impatto. Quindi il Senato riporta un bellissimo studio. Come sapete, il Camera e il Senato fanno un ottimo ufficio studi, dove la documentazione su questi temi, su tanti temi, viene raccolta da bravissime persone, e sta diventando sempre più fonte di formazione e informazione per chi si occupa di queste tematiche. E questa parte, salto questa parte completamente, perché diciamo è la dottrina classica di Schindler, che riguarda proprio questi livelli orizzontali e verticali delle tipologie diverse di accountability. Però troverete in questo libro, per chi è interessato, come avviene in modo tradizionale, come sta avvenendo ultimamente con l'introduzione anche dei social media, quindi la rottura di quelle che sono le rendicontazioni ufficiali e i passaggi, come dire, istituzionali delle rendicontazioni, con delle nuove rendicontazioni chiamate oblique, in diagonale, o sociali, con la presenza ormai della facilità di informarsi, avere e prendere e dare conto delle proprie attività, non solo a livello istituzionale, ma attraverso i media o il web. E tutta una serie di azioni che poi vengono e si possono attivare sul tema dell'accountability, diciamo quella classica. A questo punto quello che possiamo dire è che, dovendo ragionare e concentrarsi su quello che si può fare in più rispetto ai tradizionali meccanismi di dare conto con abilità, è capire come le tecnologie possono aiutarci, andando anche alleandoci, come diceva Gianfranco, con quello che già si fa con la comunicazione web. La comunicazione web spesso fa
rende conto di politiche, lo fa con articoli, magari spesso utilizzando anche dei dati. Però quello che normalmente avviene è che ci sono ormai dei siti web che permettono, attraverso la messa a disposizione di notizie, documentazioni, informazioni, ormai anche di dirette e resoconti quasi stenografati, di tutto quello che viene deciso e preso. Quindi la fortissima anche evoluzione di chi lavora nella comunicazione pubblica su questi temi è all'ordine del giorno. E non a caso sono nate tantissime infografiche che alla fine, come dire, l'infografica, cioè la grafica delle informazioni, la potremmo chiamare la madre dei cruscotti. E quindi, per esempio, qui ho messo l'esempio di quello che fa il MEF ultimamente su tutta la rendicontazione dei dati di bilancio, e fa bellissime, oltre ovviamente aver aperto i dati in formato aperto, però comincia, ha fatto una serie di infografiche che semplificano i processi, in questo caso cercavano di mettere in infografica l'approvazione del DEF, cosa un'impresa complessissima, però secondo me con successo. Quindi. Altro, fino ad arrivare appunto a quello che è l'attualità, cioè cominciare a progettare, pensare dei cruscotti aggiornati, dinamici, presidiati sui temi che interessano. Tutte questa infografica, questa cruscotto lo conosciamo tutti, non ho neanche commento. Però bisogna lavorare quindi sulla filiera dei dati. La cosa peggiore è fare cruscotti o infografiche con dati vecchi. Qui ho modellizzato quello che dovrebbero essere, prendendo i spunti sempre dalla letteratura, l'impostazione base per creare dei cruscotti. Creare valore attraverso i cruscotti, dove i dati, non solo i dati prodotti dalla pubblica amministrazione, ma anche ormai i dati prodotti direttamente dai cittadini nelle diverse forme, vengono aggregati all'interno di processi di elaborazione dati per poi riprodurre sia dei cruscotti pubblici, dove una parte dell'informazione viene restituita in modo trasparente, pubblico, chiaro, aperto, e una parte rimane all'interno riservata alla pubblica amministrazione per creare dei cruscotti più analitici per i decisori interni. Però questi cruscotti pubblici sono un po' al servizio di quella, appunto, ci sono quelle delle politiche di accountability, di trasparenza e di coinvolgimento e partecipazione, cioè i cruscotti diventano un po' lo strumento per abilitare tutte e tre le componenti dell'open governance, sempre per creare questa fiducia continua tra i stakeholder e i soggetti. Ma sempre di più il collegamento alla fiducia permette ai decisori di mantenere il potere di prendere decisioni, quindi questo meccanismo serve a mantenere questo clima. La dashboard è presa, questa è la fonte dove si può approfondire questo tema. Ci sono anche, per chi dovrà progettarli, i 16 principi per progettare una dashboard di successo, quindi per gli amanti delle checklist sono 16 punti. A questo punto io vi accennerò dei casi, ho cercato di riportare una serie di tipologie di casi. E, alcuni li abbiamo visti, Open Coesione, no? E, per ognuno ho cercato di dare il nome dell'esperienza, il contesto in cui si cala questa esperienza, qual è la motivazione dell'accensione di quel progetto di accountability, gli attori principali che attivano questo progetto di accountability, e poi gli stakeholder principali, con se c'è un anno di inizio e il link per andarlo a consultare, in modo tale che poi ognuno si può fare poi un viaggio tranquillo tra questi. Ovviamente raccontare, rendere conto, ho messo anche un esempio che voi conoscete meglio di me, Logical è un modo di rendere conto delle politiche attraverso degli indicatori in questo caso. Cioè, dovendo raccontare, e sempre più dovremo raccontare le cose con degli indicatori,
quindi degli indici, degli indicatori con delle variabili. Io trovo molto interessante come lo fa Regione Calabria con il progetto Logical, e in particolare lo trovo interessante per, essendo voi in un nuovo ciclo di riprogrammazione anche sulla politica della strategia S3 sulla ricerca e innovazione, in fase di ripensare quale potrebbe essere, ho trovato molto utile andare a vedere un po' tutta la parte degli indicatori, che permette di andare a vedere gli indicatori, tutta la tipologia di indicatori e come stanno andando le cose. In questo grafico ho messo uno degli indicatori tra quelli più aggiornati. La qualità di questi indicatori purtroppo dipende sempre dall'aggiornamento dei dati, e quindi sul tema dell'aggiornamento dei dati dovremmo lavorare un po' tutti. E la prossima volta, il prossimo giovedì, ci sarà il professor Menduni che vi racconterà l'esperienza di come rendere conto, per esempio, di grandi gare, e vi porterà l'esperienza di cantieri, l'esperienza che abbiamo fatto su Open Expo nel 2015. Anche in questo caso vi racconterà cose un po' da dentro, come funzionerà. Anche in quel caso fu creato un cruscotto con tutta una serie di informazioni. Purtroppo il sito non è più online, quindi non c'è più, perché è una cosa fatta spot per l'esperienza 2015, ma avremo modo di raccontarlo con slide. C'è un modo di rendere conto anche della realizzazione di grandi infrastrutture nazionali. Questo è stato fatto attraverso un progetto che si chiamavano Open Cantieri, è ancora aperto, anche se in aggiornamento. È un progetto dove l'attore principale era il Ministero delle Infrastrutture, dove cercava di monitorare e raccontare e rendere conto delle grandi opere nazionali. Anche in questo caso si parla di infrastrutture viarie, ferroviarie, metropolitane e anche il Monza. E c'è un modo di rendere conto, per esempio, sui temi del rischio idrogeologico e degli interventi di mitigazione realizzati. Questo era un progetto portato avanti dalla Presidenza del Consiglio, dalla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, e si chiamava Italia Sicura. Lì c'è il link. In questo momento questo progetto c'è ancora il sito, ma vi racconterà molto probabilmente il prossimo giovedì anche un'evoluzione del progetto, con un progetto che si chiama Idrogeo, che viene portato avanti dall'ISPRA, proprio sempre sul tema del rischio idrogeologico, in particolare delle frane, sugli interventi sulle frane, e voi sapete meglio di me che la Calabria è un bel territorio, e quindi chiunque può valutare, ma non vedere, rendersi conto delle cose come vanno. Open ricostruzione, ve l'ha accennato Gianfranco, anche qui avete tutti i riferimenti. Oltre a open ricostruzione, riporto anche l'esempio di Macerie Sisma 2009, è sempre un modo per rendere conto dello smaltimento delle macerie nel sisma abruzzese. È interessantissimo, anche perché in questo caso i dati venivano direttamente dalle entrate e le uscite dei camion che prendevano le macerie da una parte e le portavano in un'altra. Quindi si poteva monitorare in continuo chi, cosa e come veniva fatto. E si può rendere conto delle spese dello Stato, e questo era il progetto Soldi Pubblici, in cui possiamo vedere tutti i vari pagamenti che vengono effettuati dalle amministrazioni per categorie. A livello regionale vi segnalo che le politiche pubbliche regionali sono diverse, e lavorare sulle politiche pubbliche e rendicontarle, abbiamo portato l'esempio della Regione Lazio, che lo fa con progetti sui temi della sanità, dell'ambiente e del lavoro. E sul Covid vi do solamente degli esempi. Uno umbro, che riguarda l'andamento del virus,
perché ci sono tutti i vari comuni, cosa interessante sui comuni, e invece sull'andamento delle vaccinazioni vi riporto l'esempio della Toscana, che può essere interessante in questi temi, trovare anche una combinazione giusta tra le aspettative di tutti noi su che cosa vorremmo sapere e che cosa viene dato. E finisco con un esempio che riguarda il mondo del terzo settore, perché, come dicevo, se in questo progetto Open Cooperazione sono le stesse ONG che fanno progetti di cooperazione con fondi pubblici o privati che si rendono trasparenti e accountable raccontando quello che fanno, dove lo fanno, in ottica di far vedere ai propri finanziatori, volontari, dove fanno queste attività, con soldi spesso pubblici. Quindi sono soggetti che ricevono i soldi che si rendono trasparenti e accountable. Allora, io mi fermerei qui, e la parte, continueranno queste slide poi con calma, però mi piacerebbe che Gianfranco mi aiuta a sottolinearmi qualche domanda che c'è stata da parte delle persone, perché vedevo che ce ne sono tantissime, però i tempi erano corti, quindi ho dovuto fare una scelta di un po' troppo assertiva, insomma. Quindi mi piacerebbe trovare qualche domande più... Più che domande, leggevo considerazioni. In realtà mi piaceva molto un passaggio, credo fatto da Maria Annunziata Cuzzocrea, dove parlava di... cioè, insomma, ha usato la parola controllo. È un concetto che secondo me è molto vicino al tema della contabilità, della trasparenza di contabilità pubblica, cioè tutte le robe di cui abbiamo parlato oggi certamente presuppongono, diciamo, una cessione di controllo rispetto alla, che va dal decisore pubblico nei confronti di tutti gli stakeholder. È chiave, è indispensabile ragionare in questi termini, anche perché nel momento in cui condivido informazioni, nel momento in cui decido di pianificare un momento di partecipazione, un momento di elaborazione condivisa di un piano, un momento di rendicontazione, sto di fatto cedendo del controllo rispetto alle mie attività all'esterno. È un po' questo il tema centrale dell'accountability, a mio avviso, poi dimmi pure tu cosa ne pensi, Io ho anticipato, ho lasciato questa slide dove rimane con una domanda, perché questa era la mia intenzione, ma magari i prossimi giovedì prenderemo alcuni di questi aspetti, ci ritorneremo. Alla fine, in questi giorni, anche noi ci domandiamo sempre più quanto l'accountability è una capacità organizzativa o è un'abilità personale, cioè è un qualcosa che le persone acquisiscono e quindi riescono a portare l'organizzazione ad essere accountable, quindi riescono a portare l'organizzazione a essere molto più capace di raccontare e rendicontare quello che fa, o se sono le organizzazioni a portare le persone a questo atteggiamento. Io sono rimasto con questa domanda che sicuramente rimane, però ho messo qui un link a un bando del Comune di Milano che, dovendo prendere nuove persone, tra le caratteristiche che sceglie per le persone, richiede che le persone abbiano questa capacità, così come è definita qui, capacità di rendere conto ai cittadini e di orientamento alla trasparenza, che sì, è una sintesi molto ottima per quando un'amministrazione sta prendendo in questo momento magari nuovi giovani all'interno delle pubbliche amministrazioni e ti chiedono, oltre a tutte le capacità e le competenze che conosciamo bene, anche questa nuova capacità. Quindi mi sembra una strada giusta, cioè rafforzare le capacità personali e oltre che quelle organizzative delle organizzazioni. Oggi c'è Maria Annunziata un istante fa in chat. C'è Maria, sì, leggo una domanda solamente di Maria Annunziata, che dice: come può intervenire come può intervenire il cittadino in caso in cui la PA sia poco accountable? Appunto, dipende il cittadino a che livello, quando facevo la segmentazione del portatore di interesse, si colloca. Il cittadino a volte è un elettore, il cittadino a volte è un soggetto che aggrega interessi collettivi di comunità,
volte è il semplice cittadino che cerca di avere dei diritti personali, di capire delle cose. Ovviamente è sempre un rapporto di forza. Se vi ricordate, ho iniziato con la tensione, no? Rimane in questa tensione. Ripeto, gli strumenti per un cittadino per essere, come dire, per avere i propri diritti, accesso ai documenti, essere più trasparenti, ci sono diversi strumenti. Sull'accountability, come dire, è più difficile. E, gli esempi, per esempio, di monitor dove il cittadino non è il singolo, ma aggrega interessi e quindi fa opinione pubblica, è una soluzione. Allearsi con i media all'interno dei territori è un'altra soluzione, però dipende dai territori. Ci sono territori in cui i cittadini nascono già aggregati in comunità e l'accountability viene fatta di default da tutti gli uffici della pubblica amministrazione verso queste comunità di interesse civico, di quartiere, faccio un esempio, in modo sistematico. Quindi la rete civica del comune di Bologna, per esempio, che ha una tradizione storica nei confronti dell'attività civica sulla città, è un esempio molto interessante, peraltro. Si nota come la presenza di una rete civica così consolidata in una città con una storica tradizione rispetto all'ascolto dei cittadini, molte delle iniziative portate avanti dal Comune di Bologna, per esempio quelle che ci riguardano più da vicino, quelle sui dati aperti, che Sergio conosce peraltro molto bene, sono molto, cioè si sente molto che c'è, nel momento in cui è stata progettata, sviluppata e portata avanti, risente in maniera positiva, intendo, della forte presenza di una rete civica che prende dal territorio le istanze dei cittadini e le porta sul tavolo del comune, del decisore. Diciamo, la cosa a cui l'ambizione a cui una pubblica amministrazione dovrebbe riuscire ad arrivare è qualcosa di simile, cioè cogliere la presenza di istanze del territorio e trovare i canali più giusti per portarlo. Per tornare alla domanda iniziale, se una pubblica amministrazione non attiva questi canali di comunicazione, torna un po' quello che diceva Sergio, cioè non so, se puoi votare meglio alle prossime elezioni, puoi andare al giornale locale e dire guardate le cose non funzionano, pubblicate un pezzo, puoi aggregare un malcontento sul territorio e farlo presente, non so, attraverso i canali parallel. Però in effetti, secondo me, il tema centrale è proprio quello di aprire queste possibilità di scambio, di dialogo, di comunicazione, di farlo secondo delle regole che massimizzino il feedback degli utenti, massimizzino la risposta della pubblica amministrazione. Molto di quello che abbiamo parlato oggi, di quello di cui torneremo a discutere nei prossimi giorni, è realmente orientato a generare virtuosismo da questa frizione che può esistere tra chi gestisce la cosa pubblica e chi invece ne usufruisce. Aldo chiede... Sì, sì, Aldo chiede un po'... Il FOI ha influenzato. Allora, io ritengo che in tema di accountability le norme non servano, come ho detto all'inizio. Il FOI è un ottimo strumento che riequilibra il potere di un cittadino di avere diritto ad accedere a dei documenti, quindi è più sul lato trasparenza. Sicuramente sul lato trasparenza il FOI è una pietra miliare, forse è una delle cose più importanti che sono successe. Però i processi di accountability appunto vengono dopo la trasparenza, perché io non ti chiedo di farmi accedere a dei documenti, io ti chiedo fammi capire quali sono le tue scelte, come le hai prese, cioè creiamo un rapporto relazionale sano. Quindi per questo io finisco la mia slide con l'accountability e l'etica, perché abbiamo visto, e metto anche riferimento a uno studio internazionale su 130 leader organizzativi, si è visto che chi comanda questa organizzazione spesso ha una altissima capacità di rendere conto delle cose che fa, quindi ha un'altissima capacità di prendere decisioni rendicontando quello che fa, quindi eticamente capace di prendere queste anche decisioni come dire, collegandosi ai vari cambiamenti del contesto, però lo fa in modo sincero, cioè dicendo guardate è cambiato il contesto, questo è come avevamo deciso di fare, abbiamo cambiato opinione, abbiamo sbagliato qui,
e vogliamo cambiare in questo modo. Un'organizzazione che comincia a ragionare in questo modo, dove non si è capace di sottoporsi anche a questa valutazione continua e riorganizzare i propri priorità e obiettivi, è quella che abbiamo bisogno in ottica anche di evoluzione. Quindi mi fermerei con questa slide, anche perché siamo andati oltre. Sì, abbiamo già 8 minuti, abbiamo parlato quasi una decina di minuti. Io davvero ringrazio Sergio, ringrazio Ersilia Matruda per essersi affacciata nell'introduzione di questo webinar, in qualche modo per averlo introdotto e aver avviato questo ciclo di webinar sull'accountability. Vi rimando alla pagina che già conoscete, l'ho messa adesso in chat su NTPA con tutte le informazioni riguardanti questo webinar. Qui pubblicheremo anche i materiali nei prossimi giorni, quindi questa è la nostra pagina di riferimento. Anna Infante, precisissima, ci ricorda che giovedì 22 aprile dalle 12 alle 13 l'accountability dei progetti pubblici è il prossimo webinar di questo ciclo, quindi esattamente qui tutto uguale tra una settimana. Troverete di nuovo me, ci sarà Giovanni Menduni, persona particolarmente spassosa, nonché grande esperto di processi di accountability, che vi racconterà l'altra parte. Ultimissima cosa, per restare aggiornati su queste iniziative, su tutte le iniziative collegate, potete guardare l'account Twitter per chi di voi lo usasse, Calabria Dati. Ringrazio Cosimo che dice che è un piacere ascoltarci, è un piacere per noi essere qui con voi e poter avere questo spazio per prenderci cura delle cose che ci piacciono, che ci divertono con questi racconti. Grazie ancora Sergio, grazie Silvia Mazzuda, grazie a tutte le persone che lavorano dietro le quinte per fare questi webinar, e noi ci vediamo esattamente qui tra una settimana. Vi auguro un buon pranzo, presto. Insomma, è aperto il dibattito. Non è chiuso, ovviamente.